Buongiorno a tutti per la quinta giornata del torneo Fratelli Saturnino Ricci. La Massimino Preste finisce per perdere 1-0 nei confronti dell'Unimed. Bella la prova di Francesco Saitta alla mia sinistra e di Sergio Gemano alla mia destra. Cominciamo da te, Ciccio. Hai fatto, come diceva il tuo avversario poc'anzi, il libero, hai fatto il libero vecchio stampo, insomma, soprattutto nel periodo in cui eravate uno in meno per l'espulsione di Ruggero, vi siete catapultati in avanti, il pareggio non è arrivato, arriva anzi la seconda sconfitta consecutiva. Eh sì, purtroppo siamo abbastanza in formazione rimaneggiata ancora per chi ci crede, purtroppo parecchie defaianze, però oggi forse un pareggio era meritato, però va bene la vittoria Unimed che finalmente si è rafforzata e sta dando onore al campionato. Finalmente anche tu onori il campionato, non perché non ti interessasse, ma per motivi lavorativi e sportivi non eri presente nelle altre annate e adesso ci sei sempre. Puoi dare un manforte ai tuoi. Sì, speriamo che quest'anno saremo sempre più presenti perché veramente così non è bello. È anche vero però, Ciccio, che avete perso Marco Massimino, avete perso Gianluca Imperizieri, gente che se n'è andata a formare un'altra squadra. Quindi, a prescindere dall'assenza di Alfio Scaria oggi, insomma, siete questi, mancava anche Calogero, ma questa è la squadra. Però all'inizio avevate dato un segnale alle pretendenti che vogliono estirparvi la corona da loro. Recentemente però c'è qualcosa che non va. Eh sì, purtroppo troppe assenze. Quando poi in una squadra fatta da 11 mancano 5 elementi, non è facile per chi rimane in campo vincere e onorare il campionato. Però Ciccio Saitta c'è sempre. Ma io finora, tranne una partita per febbre, per motivi di salute, ci sono, dai. Va bene, Ciccio, ti ringrazio. Grazie Francesco Grazie a Saitta, te. cedo la parola a Sergio Germano. Ottimo, come nelle altre uscite. Arriva la prima vittoria stagionale, date continuità al punto della scorsa volta con il 3-3 contro la BetPro. Bellissimo il suo intervento nel primo tempo a volare all'incrocio, a dimostrazione che i dati anagrafici non contano quando si è bravi. Eh sì, anche che sono un po' anziano ancora, me la sento ancora di giocare. Sergio, ottima prestazione, lei che sta in porta e vede quindi l'assetto tattico della squadra. Oggi avete vinto, cos'è? Qualche neo che magari di questa squadra, se vuoi dircelo. Qualche neo è che praticamente con l'espulsione dell'avversario non siamo riusciti a chiudere la partita e rischiamo sempre di pareggiare. Si è visto fino all'ultimo, loro hanno avuto delle occasioni per pareggiare. E questo è il nostro neo, non sfruttare tutte le nostre azioni che abbiamo. Però è anche vero che è arrivata questa vittoria importante che vi fa fare un bel balzo in classifica. Diciamo che vivete la giornata, poi a poco si vedrà dove andrà a finire quest'Unimed. Eh sì, speriamo che continuiamo così e chi campa si vede come finisce. Ci sarà sempre Sergio Germano Trepari. Ma moglie permettendo. va bene, grazie a Sergio Germano, io vi ringrazio da Francesco Battè tutto, arrivederci, alla prossima giornata.